Ma quanto lavora realmente un insegnante? Ciao e bentornato nel mio canale. Io sono Pietro Costanzo e questo è Talk Stories. Quanto lavora realmente un insegnante? Cioè 4 ore al giorno, 5 ore al giorno? Qual è l'ora reale? Un insegnante lavora 5 ore al giorno a scuola, che poi non sono mai 5 ore effettive perché ora che esce dall'istituto scolastico magari sono anche 6 ore. E poi comunque se vuole può lavorare anche 15-20 ore al giorno. Sì, Dipende perché quanto c'è. sonno ha l'insegnante, perché poi alla fine c'è sempre qualcosa da fare, qualcosa da preparare, qualcosa che ti sembra di non aver portato avanti in modo corretto e vai comunque a documentarti anche perché no, e a confrontarti anche con delle altre colleghe in altri contesti scolastici per sapere se comunque stai lavorando bene o se hai dei problemi, se qualcuno ti può dare dei consigli. Quindi possiamo dire che le vostre ore insieme ai bambini sono la parte visibile del vostro lavoro, poi in realtà c'è tutta una parte sommersa di conoscenza, studio, confronto. Esatto, di preparazione, di progettazione, ideazione, tutto il resto che comunque nessuno vede. Lavorate anche nel fine settimana? Allora, a scuola in presenza no, però sempre in progettazione, tutto il resto sì. Comunque durante il weekend c'è sempre quel momento che si trova per programmare, per dire: ah, che bello, mi è venuta un'idea, posso proporla questa settimana ai bambini, ci si pensa. È sottopagato questo tipo di lavoro? Che tipo di rispetto c'è nei confronti dell'insegnante? Aspetta, prima di proseguire voglio dirti una cosa. Voglio chiederti se ti sei già iscritto al mio canale. A te non costa nulla, ma a me dà davvero una grossa mano. Mi permette infatti di poter cercare nuovi personaggi e di conseguenza di scoprire insieme nuovi argomenti curiosi. Quindi se non l'hai fatto ti chiedo di iscriverti al canale e magari di mettere un bel like. È sottopagato questo tipo di lavoro? Che tipo di rispetto c'è nei confronti dell'insegnante? Allora, nei confronti degli insegnanti sicuramente il lavoro che facciamo è sottopagato. Certo che se uno lo fa con passione, tante volte non ci pensi neanche e anzi spendi anche dei soldi extra per poter attuare al meglio l'attività che hai da proporre. Sì, sicuramente sottopagato, però in Italia si dice che lo statale è quello che sta bene e accontentiamoci, dobbiamo fare. Perché diciamo molte volte sono le insegnanti che in assenza di materiale che non passa a scuola lo Stato, è l'insegnante stessa che va ad acquistare di tasca sua materiale, libri, pennarelli, quello che serve e quant'altro. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, ricordati di mettere un bel like, così diciamo all'algoritmo di YouTube che i miei video piacciono e lui li mostrerà a sempre più persone. Inoltre ti chiedo di iscriverti al canale, perché a te magari non costa nulla, ma a me invece dà una grossissima mano. Mi permette infatti di trovare nuovi personaggi e di conseguenza di proporre e di condividere con te argomenti sempre più curiosi. Se poi vuoi essere uno dei primi a vedere ogni settimana i video che propongo sul mio canale, beh allora clicca sulla campanellina per non perdere le notifiche. Se poi pensi che questo video possa essere interessante a qualcuno, beh, allora condividi, condividi, condividi. Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!